In questo emendamento, Presidente, c'è tutta la differenza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Perché dico questo? Prima di tutto perché il Partito Democratico è molto raro che approvi, o meglio, che proponga e poi approvi una norma buona per i cittadini. Qua aveva fatto il primo passo, perché questo emendamento riprende la definizione scritta inizialmente dal Partito Democratico del conflitto di interessi. Riguarda tutti, non riguarda solo gli interessi economici, ma riguarda anche gli interessi non economici. Ma soprattutto dice, sembra esserci un conflitto di interessi, cioè si parla di un conflitto di interessi potenziale. Questa norma sarebbe stata votata con gioia dal Movimento 5 Stelle. È stato un battito di ciglio, il Partito Democratico ha capito che aveva proposto una buona norma, probabilmente presa anche dalla definizione del conflitto di interessi che c'è in Francia, dove è legge questa definizione, e ha rinnegato immediatamente se stesso. Questa è un'enorme differenza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle. Ma abbiamo ricevuto in quest'Aula la spiegazione del perché il PD rinnega se stesso. L'ha detto il relatore di maggioranza Sanna dicendo che il Partito Democratico ha paura, ha una fottuta paura che nelle reti del conflitto di interessi entrino troppe persone. Ebbene, Presidente, il Movimento 5 Stelle ha una fottuta paura che nelle reti del conflitto di interessi entrino troppe poche persone. Noi abbiamo paura che lì dentro vengano presi troppo poche persone. Voi l'esatto opposto. O magari perché ci entra il parlamentare o i boh che mi garantisce tanti voti, o magari perché ci entra il dirigente delle società partecipate che lì mi garantisce tanti voti e mi fa vincere le elezioni. Voi avete paura di trovare persone in conflitto di interessi che coprono cariche pubbliche. Noi abbiamo la paura esattamente opposta e vogliamo che di conflitto di interessi non si muoia più in Italia. Questa è la differenza tra noi e voi, è solo questa. Onorevole Martino.